Babilonia. Ciao ragazzi, sono Lesios di Gamer080, adesso vi andrò a fare l'unboxing dell'edizione limitata da collezione di Final Fantasy XIII. Allora, c'è una custodia in cartone, potete notare fronte e ai lati il logo, sul retro invece abbiamo la descrizione del gioco, è l'edizione per la PlayStation 3, adesso andiamo ad aprire. Allora, ecco qua. Al suo interno abbiamo un artbook rigido. Adesso andiamo a sfogliarlo. Final Fantasy XIII. Screenshot direttamente presi dal gioco. La descrizione dei personaggi. Sempre scene prese dal gioco, gli artwork degli sviluppatori. Ecco qua. Poi, allegato insieme all'artbook, c'erano queste cartoline da collezione di Final Fantasy XIII. Andiamo a sfilare. Sono anche rigorosamente state imballate con questa carta. Ecco qua le cartoline che vanno a raffigurare i protagonisti del gioco, quindi abbiamo Hope, Vanille, Lightning, Zaz e Fang, ho dimenticato Snow, con i loro Esper, cioè le invocazioni. Sono fatte veramente molto bene. Poi, continuando, sempre sull'interno c'è un adesivo che va a raffigurare il simbolo che ogni protagonista porta sul braccio, quindi questo qua è il simbolo dei falsi, che sono gli antagonisti del gioco. Adesso tiriamo fuori il disco, dentro la sua custodia, Final Fantasy XIII. Andiamo ad aprire. Ecco qua, libretto, il disco di gioco. Un bel libretto, perché di certo Final Fantasy non è un gioco facile, quindi insomma, di comandi ce ne sono parecchi. Poi c'è anche un codice esclusivo dove si può registrare la propria versione di Final Fantasy, direttamente sul sito ufficiale della Square Enix. Questo è tutto. Qui Lesios di Gamers080, che vi ho presentato l'unboxing della edizione limitata da collezione di Final Fantasy XIII.